Paisley? Devo interpretare la principessa del ghiaccio nella sfilata natalizia di Palo Alto. Sul carro avrò una piattaforma tutta mia. Allora anche la piattaforma sarà ghiacciata, vero? Chissà che meraviglia. Ma non è che a metà sfilata si sceglierà? Paisley, concentrati. Sarò seduta accanto al principe del ghiaccio, che è uno talmente bello da farti sciogliere. Devi prendere del vischio da mettere sopra i nostri troni. Ma il signor Grandi mi ha chiesto di lavorare con lui a un progetto importantissimo. Cosa? Guarda che sono attanto così da licenziarti da un lavoro per il quale non ti pago. Licenziarmi a Natale? Forza, vai adesso! Io non vedo l'ora. Ecco il mio regalo! Oh, rametti! È un Rotheinar! Sono ramoscelli di Aspergillus usati durante il Festival Sassone di Modranicht! Ci sono altre feste a dicembre oltre il Natale. Hanukkah, Kwanzaa, la giornata del sarcasmo. Wow, Olive, non sai che notizia interessante mi hai dato! Grazie, felice giornata del sarcasmo anche a te! Più che un regalo segreto, mi sembra un segreto sarcasmo. Oh, scusa tanto, non volevo fare dell'ironia! Chi è questo Babbo Natale? E qual è il suo segreto? Non te ne hanno mai parlato? Grasso, barba bianca, vestito di rosso? Sì, o Santa Claus, o anche San Nicholas, o anche Kris Kringle. Interessante, è uno che usa tanti alias. Già, lui ti vede quando dormi e sa quando ti svegli. E se sei stato buono o no? Quindi vi sorveglia continuamente. La notte di Natale, quando tutti dormono, gira il mondo con la sua slitta volante, poi entra di nascosto in ogni casa e... Ma che succede? Ho attivato un blocco di sicurezza per proteggere l'edificio da un diabolico essere di nome Babbo Natale. Nessuno potrà più entrare e uscire da questa struttura sino a dopo Natale. Ma non può farlo! Noi dobbiamo partire e dobbiamo tornare a casa per le feste! Già, perché se qualcuno perderà la giornata del sarcasmo sarà una vera tragedia! Sto dicendo sul serio, quella è la mia festa preferita! La prego, deve lasciarci andare! Ha frainteso quello che abbiamo detto? Babbo Natale è fantastico! Lui non ha niente di spaventoso! In realtà io piango quando devo sedermi sulle sue ginocchia. Ha un vestito sporchissimo e puzza come un autobus pieno! Sto provando a chiamare i miei genitori, ma internet non funziona più, i cellulari non prendono, non c'è segnale! Scusa? Interrompere le comunicazioni è necessario per proteggere la Zitech e i suoi ospiti dalla minaccia terribile di Babbo Natale! Ragazzi, presto! Ci serve un piano. Dobbiamo tornare a casa per decorare l'albero, illuminare la menora e fare la cosa coi rametti che ha quella pronuncia così strana. Ha ragione. Se non torniamo a casa, chi farà il Borsta Belbuckles e i Kongelieg e Pepper Cackers? Deve esserci un modo per uscire da qui. Già! Sì, studiare molto e laurearsi. Forse potrei annullare i suoi protocolli di sicurezza e disabilitare il programma. Non credo funzionerà. Io ho un sistema anti-intrusione molto sofisticato. Ah! È inquietante avere uno che ti controlla sempre. Sì, ma poi ti ci abitui.